Jacques Lacan, Television, è un testo del 1974, edito dalle edizioni de Seuil, Parigi. Voilà, voilà, voilà. Resta lì, resta lì. Ecco qua, la nostra mascotte che solo se mangia qualcosa si fa vedere in televisione. Ormai è un blackout che dura più di un anno. Ehi. 40 anni fa, all'apice del successo internazionale, non senza qualche disguido nazionale, Jacques Lacan, lo psicanalista francese che ha rilanciato la psicanalisi originaria dopo Freud, psicanalisi che era diventata psicoterapia sotto il Terzo Reich e psicologia negli Stati Uniti nel dopoguerra, concede un'intervista per la televisione che sarà diffusa in due parti con il titolo Psicanalisi. L'avvertimento all'inizio dell'opuscolo lascia intendere che le domande sono state fatte dal giovane Jacques-Alain Miller, genero di Lacan, e oggi a capo della corrente numericamente maggioritaria del lacanismo. Nella nostra lettura non ci occupiamo del vaglio di quello che ha inteso Miller e che lo stesso Lacan ha accettato, si è raccolto a margine del testo. L'esergo di Lacan è: colui che mi interroga sa anche leggermi. Parrebbe allora che pochi siano riusciti nella ripresa. Il lacanismo si misura al soldo della sua impossibilità strutturale di leggere il testo di Lacan, in quanto ismo proprio, in quanto lacanismo. Come il freudismo è una non lettura di Freud. La Vulgata in Italia e anche in Francia narra che Lacan è diventato noto dopo la pubblicazione del Corpo Ermetico degli Scritti, un malloppo illeggibile ai più e che giustificherebbe l'esergo stesso a televisione. Invece, Jacques Lacan è diventato noto prima, molto prima, nel 1957. Il settimanale L'Express gli dedica un'intervista e anche la sua foto di copertina. Peraltro la notorietà non garantisce la qualità intellettuale. Tutt'oggi nei mass media circolano psicanalisti da operetta. Non era il caso di Lacan, che per la sua pratica era stato escluso dall'internazionale psicanalitica. Invece gli psicanalisti che vanno in televisione non saranno esclusi da nessuna associazione, possono dormire su questo aspetto sonni tranquilli. Due pagine di televisione fungono da introduzione rispetto alla serie delle domande alle quali Lacan risponderà. Comincia con: io dico sempre la verità, non tutta, perché a dirla tutta non ci si arriverà. La verità, da quella della teologia a quella della filosofia, è indicibile. La verità è l'effetto del fare, il tono di un incontro, non ha uno statuto logico che la comprenderebbe nelle sue premesse, come fa la logica matematica. Se la frase di Lacan si limitasse alla prima parte, io dico sempre la verità, annuncia il fatto di barare al posto dell'atto che approda alla verità. E questo indica che qualcosa nella teoria e nella pratica di Lacan richiede un'altra elaborazione che dai suoi termini parrebbe non gli è stata accessibile. Quella di un suo ex allievo, per esempio, Armando Verdiglione, dalla cui opera noi traiamo,
alcuni strumenti d'analisi, altri li abbiamo forgiati altrove. In altri termini, Lacan dice che la sua è una posizione di lealtà rispetto alla clinica della parola. Esatto, gli altri sono il suo seguito. Questa è la storia. Lacan confessa di aver tentato di rispondere alla presente commedia per ragioni di Pagnotta, la trasmissione televisiva. Questione di un'erranza, gli dice, l'erranza consiste nell'idea, ma qui non è più la Pagnotta, di parlare perché gli idioti mi comprendano. In breve, Jacques Lacan è un autore difficile, pressoché illeggibile, e gli ha richiesto di essere chiaro e semplice, di rinunciare alle pieghe della sua clinica, dei suoi interventi, come se non fosse confrontato alla materia della parola in ciascun istante. E risponde allora con una retorica di una difficoltà impensabile, per riprendere il suo esergo, chi non si interroga, l'idiota, vuole comprendere senza neanche il minimo sforzo intellettuale e non lo può leggere. Lacan è illeggibile per gli idioti. E non è un caso che in un apice dell'Inquisizione nei confronti di Armando Verdignone la sua risposta sia stata un libro dal titolo La congiura degli idioti, per quanto solo in conclusione del testo affermi che non c'è più idiota. Lacan afferma che non c'è differenza tra la televisione e il pubblico davanti al quale parla da molto tempo, quello del suo seminario, ovvero la questione intellettuale è inaggirabile, nessuna semplificazione per il pubblico televisivo è possibile. Io parlo ai non idioti, dice, analisti supposti o non analisti, e annota che parlare all'indirizzo degli analisti può avere effetti di suggestione, salvo nel caso in cui l'analista si è esposto all'esperienza della PAS, il dispositivo inventato da Lacan per intendere il passo tra la posizione di analizzante e quella di analista, e tuttavia i casi di formazione inconclusa lasciano sperare, è una citazione da Lacan. L'inconscio strano termine gli lancia l'intervistatore. Lacan risponde che Freud non ha trovato di meglio e che non è il caso di ritornarci sopra, perché non è dato di sapere. Lacan tradurrà anche ironicamente un bewusst, inconscio in tedesco, con il bev, una svista in francese. Avrebbe potuto precisare di più. Rimane che l'inconscio di Lacan, soprattutto con l'approccio topologico di quegli ultimi anni, muore nel 1981, non è più quello di Freud, pur mantenendo l'impianto fallico, sul quale il femminismo radicale ha posto questioni ineludibili. Non c'è inconscio che per l'essere parlante, dice Lacan. Pierre Legendre, un suo ex allievo, parla di animale parlante. Per un verso Lacan sprona la questione intellettuale, posta dall'inconscio freudiano come questione della parola, e dall'altra si compromette con il sistema, con la chiusura, con il discorso della morte, con la filosofia che già ha cercato di digerire la teologia, con la questione dell'essere. L'essere parlante è mai un'analisi dell'avere parlante, cominciata in un compromesso con l'apolicatticismo e il messianesimo da Marx. L'avere parlante di Lacan avrebbe molte cose da dirci,
dall'avere dell'opera di Courbet, chiamata L'origine del mondo, all'avere delle donne. L'essere parlante non è psicanalisi, ma antropo-teologia politica. Questo è il discorso di Lacan, mentre la parola di Lacan introduce ciascun elemento linguistico in un viaggio che non si risolve mai in una iconostasi o in un iconoclasmo. E quindi possiamo riprendere anche, tra virgolette, essere parlante e ritrovarlo tra la ricerca e l'approdo alla cifra del linguaggio, che non sarà mai un linguaggio come nel celebre aforisma. L'inconscio è strutturato come un linguaggio, dice Lacan. Quando il linguaggio è uno, allora si ha l'essere e l'avere parlante. Il parlante è e ha il fallo, oppure non è e non ha il fallo. L'essere e l'avere si mettono a parlare, come nella mondanità. Il lacanismo e il post-lacanismo, ossia il lacanoidismo, sono il gossip dell'essere parlante. L'altra faccia è la struttura gerarchica dell'avere, dell'otto della lottizzazione, del campo della malattia mentale, della suddivisione dei pazienti, ossia le ragioni della pagnotta, in francese del paniere, panier, come dice Lacan. Qui c'è un passo, in questo testo, sulla questione dell'animale che non è mai stato ripreso dai ricercatori. Beh, sono infinite altre questioni in Lacan che non sono riprese dai ricercatori. La questione delle sorgenti talmudiche della psicanalisi pare ripreso solo da Sherar Haddad, per esempio, e non ha avuto riscontri nella cosiddetta comunità psicanalitica lacaniana, perlomeno, se non la comunità psicanalitica, questo fantasma. Lacan dice che per gli altri, nel senso dei non esseri parlanti, gli animali, che non hanno essere se non in quanto nominati, benché si impongano dal reale, c'è l'istinto, ossia il sapere che implica la loro sopravvivenza. E questo ancora, che per il nostro pensiero forse replay. Lacan dice che per gli altri, nel senso dei non esseri parlanti, gli animali, che non hanno essere, dice, se non in quanto nominati, benché si impongano dal reale, c'è l'istinto, ossia il sapere che implica la loro sopravvivenza. E questo ancora, per il nostro pensiero, forse inadeguato sulla questione. Gli animali si impongono dal reale o hanno essere in quanto nominati? Oppure hanno un doppio corpo, come il rapper Kantorowicz, o per il soggetto, in quanto homo duplex, per le genre? E se il movimento odierno è di pensare l'animale come un ebreo, per gli animali è dell'essere, ovvero animale, come l'essere degli ebrei fosse stato per nominazione dal nazismo. E non c'è stato abbastanza istinto, ossia sapere per sopravvivere, come se i pochi che non sono morti fossero sopravvissuti, come peraltro sono dati da coloro che non sono morti. Per il pensiero del nazismo, che si è ispirato al fascismo, si è trattato di una variante dell'impianto fallico che divide e riunisce la vita nella sopravvivenza, no? Uccide la vivenza per la sopravvivenza, anche se vivenza non c'è nel dizionario italiano.
escludendo quindi gran parte degli umani come scarti di un processo industriale di morte del nemico. Lacan assume nell'analisi questo pensiero, che è lo stesso che ha prodotto il nazismo e che nella sua teoria produce il primato del fallo e delle formule della sessuazione. E dice che forse è inadeguato sulla questione il nostro pensiero. Lo è proprio quel che sto dicendo, sembrano enormità quelle che sto dicendo, ma sono implicazioni logiche di quel che è detto e fatto. Allora, come parlare dell'animale senza più erigerne il totem? Bella questione. L'animale senza più l'immaginazione e la credenza nel nome del nome. Dice Lacan, l'inconscio parla e ciò lo fa dipendere dal linguaggio e di cui non ne sappiamo che poco. È il caso di riprendere i termini di Freud, malgrado l'avviso di Lacan di non ritornarci sopra i termini di conscio. È anche caso di precisare che se nell'Occidente gli umani sono sulle piste della teologia, della filosofia e dei loro avatar dette scienze umane, errano come i non zimbelli, i non dupes, di cui parla Lacan. Freud, già nello scritto sulle afasie, apre una breccia intellettuale inedita e inaudita. È la questione della vita originaria e non delle sue copie, la vita intellettuale non quella presunta del cervello telecomandante, la vita organica, dell'animale politico, razionale o irrazionale, spaccato ulteriormente in due, in uomo e donna, spaccato ancora nelle varie forme di sessualità e spaccato in tutta la divisione sociale. L'inconscio non è altro che la vita, che non è la vita di quella che è stata chiamata la filosofia della vita. La vita nella sua logica e nella sua politica. Allora la vita sa parla? Parla? La parola originaria è la vita e la parola non parla. La parola non sono le parole. L'inconscio non dipende dal linguaggio. La vita non dipende da nulla. E che è una delle sue tre dimensioni. Le altre sono la sembianza e la materia. La vita non parla e in quanto imparlabile, se negata, non si lascia sopprimere. Più che di ripetizione dell'identico, non affrontato, è la questione di una costanza con la quale Freud qualifica la pulsione e quindi di un'impossibile cancellazione, la vita, due punti, parricidio e sessualità, impossibile erigere la religione della morte del padre, anche nelle forme soft del suo declino e della sua evaporazione, come è impossibile erigere la politica dell'incesto come sostituzione della sessualità. Per Lacan, la nozione aristotelica di soggetto, così dice lui, non l'abbiamo reperita questa parte, si riduce, sì, ciò che sta sotto, si riduce a quella dell'oggetto della scienza linguistica, ciò che permette, dice, di istituire l'inconscio dall'ex-sistenza di un altro soggetto all'anima. Cioè toglie l'anima che dichiara un fantasma e appunto c'è il soggetto. Tale è il soggetto dell'inconscio che non tocca l'anima se non attraverso il corpo, introducendovi il pensiero. Rimane il soggetto, la creatura gnostica dell'ideologia francese, della quale non si disfa nemmeno Lacan, per quanto il soggetto dell'inconscio non sia il soggetto della conoscenza cartesiana, d'accordo? Un altro soggetto specifico
dell'anima permette quindi di istituire l'inconscio, cioè l'inconscio non è originario ma deve essere istituito. Ma l'inconscio non è istituito, è una logica e una politica in atto, nulla a che vedere con quello dei partiti. L'inconscio come istituzione si trova anche nella costruzione fantastica del potere da parte di Pierre Legendre, per esempio. Il pensiero che non è del soggetto cartesiano, lo è del soggetto dell'inconscio lacaniano. Certo che il sintomo e le altre manifestazioni dell'inconscio possono leggersi nel senso di questa impalcatura o istituzione. Noi distinguiamo tra il sintomo e la sua rappresentazione impossibile, sintomo non istituibile, come l'inconscio originario. Nemmeno sul sintomo l'umano può mettere la mano, e nemmeno lo psicofarmaco per presumere di toglierlo, di guarire dal sintomo. Per Lacan, l'uomo pensa per via di una struttura che taglia il corpo. Niente a che vedere con l'anatomia, struttura a rischio di ontologia, eppure la struttura non divide. È la divisione a essere strutturale, industriale, ovviamente secondo un suggerimento dell'etimo e non nel senso di fabbrica. E nemmeno il soggetto si divide, in tutto il lacanismo e in Lacan il soggetto si divide, sebbene la sua algebra sia riscontrabile, anche perché la sua esistenza è fantasmatica. Se la logica è temporale, come con il tempo logico di Lacan, allora la struttura taglia il corpo e il soggetto si divide. Per dire così, d'accordo, intendiamo il progetto di Lacan. Davanti a un soggetto monolitico, compatto, che presume di essere il padrone della vita, il re della sua propria esistenza e del suo proprio impero, dire che è diviso dal significante, che non c'è padronanza sulla parola, è un varco in direzione della questione dell'originario. Bien sûr. Rispetto alla teologia e alla filosofia, Lacan è di una chiarezza non lacaniana. Dice: l'anima è tenuta per responsabile allora che non è che il fantasma di cui si sostiene un pensiero, realtà senza dubbio, ma da intendere come smorfia del reale. Strano, diciamo noi, che il soggetto di Cartesio, che è un aggiornamento dell'anima, non sia inteso da Lacan come un fantasma, e come non intenda il soggetto dell'inconscio come un fantasma. Lacan constata che per il tempo che corre non c'è psicoterapia di cui non si esiga che sia di ispirazione psicanalitica. Il panorama attuale non è cambiato, nemmeno nelle società, che Lacan scrive tra virgolette per indicare quelle psicanalitiche, in cui, per non volerne sapere nulla della PAS, del passaggio da analizzante a psicanalista, vi suppliscono con varie formalità di grado, molto eleganti per stabilire stabilmente, più stabile di così è l'establishment, coloro che dispiegano più astuzie nei loro rapporti con la loro pratica. Sbagliato. Replay da Lacan constata. Lacan constata che per il tempo che corre non c'è psicoterapia di cui non si esiga che sia di ispirazione lacaniana. Replay.
Lacan constata che per il tempo che corre non c'è psicoterapia di cui non si esiga che sia di ispirazione psicanalitica. Il panorama attuale non è cambiato, nemmeno nelle società che Lacan scrive tra virgolette per indicare quelle psicanalitiche, in cui, per non volerne sapere nulla della PAS, del passaggio da analizzante a psicanalista, vi suppliscono con varie formalità di grado, molto eleganti per stabilire stabilmente, più stabile di così è l'establishment, coloro che dispiegano più astuzie nei loro rapporti che nella loro pratica. In Italia una delle furberie è quella di aver accettato la norma di Stato per la formazione di psicologo o psicoterapeuta all'interno delle società psicanalitiche, che nulla avrebbero a che vedere con l'ipostatizzazione sociale della questione. Il terrorismo alla rovescia rinuncia alla presa dello Stato e si lascia prendere dallo Stato. Un fantasma che richiede un'altra lettura, perché sarebbe delinquenza, no? Diventerebbe delinquente lo psicanalista laico che esercita la psicoterapia, non che esercita la psicanalisi che esercita, ma perché ormai gli viene chiamata psicoterapia e quindi non sottostà alle leggi della psicoterapia, alle leggi dello Stato, e quindi in quanto psicanalista è un delinquente. In tal senso ho usato il termine terrorismo, che forse c'è nel testo di Lacan. Per Lacan la struttura che si riconosce di fare del linguaggio né la lingua, che scrive tutto attaccato, comanda l'inconscio. Il termine comanda è di Lacan. Quindi l'inconscio comandato dalla struttura di linguaggio. Ebbene, è circolare. E Lacan non uscirà mai da tale questione, rimanendo preso in vari cerchi strutturali, come i quattro cerchi del nodo Borromeo, che poi verrà anche generalizzato. Dal versante del senso, che l'analisi rovescia a flutti per il battello sessuale, Lacan passa al versante del segno, che per lui sarà bipartito e che per noi lettori di Verdiglione è tripartito. C'è voluto Freud, dice Lacan, che è giunto a leggere i sogni, i lapsus e pure i moti di spirito, come si decifra un messaggio cifrato. Questo se la struttura del linguaggio è presente, ossia ontologica. La cifra del linguaggio non si ottiene per decifrazione, ma tanto vale a Lacan per porre la questione del segno, irriducibile al senso a cui ognuno riduce la questione della verità, distinguendo almeno il significante dal significato. Non si tratta altro che di una decifrazione di dimensione significante pura, è la ragione per cui Jacques-Alain Miller parla a proposito di Lacan di logica significante. Armando Verdiglione risponderà con la sua logica della nominazione, e tra le due logiche si instaura la politica dell'altro, inseguita da Peirce come logica delle relazioni, che l'ha lasciato intrigato nelle questioni sociali. Procedendo in un tessuto di equivoci, di metafore e di metonimie, Freud evoca una sostanza, un mito fluidico, che chiama libido, nozione limite tra lo psichico e il somatico, questione da riprendere quando diviene quella di una monosessualità fallica,
non più fantasmatica ma attinente al reale, in una distanza incolmabile dalla realtà a portata presunta degli umani. Dice Lacan, è il reale che permette di snodare effettivamente ciò di cui il sintomo consiste, ovvero un nodo di significanti. Leggere questo nodo nell'atto di nominazione dissipa la credenza nell'ontologia della struttura e del suo comando, che la struttura comandi il soggetto. Il significante, come il nome e come l'altro, procede dal nodo, per cui non c'è più nulla da snodare. Cioè l'umano non può snodare perché la relazione è nodo e snodo, o procede dalla relazione, o se annoda e snoda è nella caverna platonica, è nella prigione universale, è nella fregatura stremata e non estrema. La fregatura estrema può ancora rilanciare il viaggio e approdare a un'altra cifra. Secondo tentativo. Guarda, oh, che bello questo micciolone, ma come non vuole farsi vedere? Ti vuoi far vedere un po'? Oh, guarda così, basta, è il massimo. La logica del significante, con la sua catena, si annoda, quasi che il nodo, in particolare quello Borromeo, fosse una prolessi, un'anticipazione della catena significante, per sapersi fare con il sintomo, qui inteso, come nella psichiatria medica, malgrado sia l'equivoco a fare la legge del significante. Il discorso che dico analitico è il legame sociale determinato dalla pratica di un'analisi. Vale ad essere posto all'altezza dei più fondamentali tra i legami che restano per noi in attività. Così scrive a pagina 27 Lacan. Il legame sociale nega la relazione come apertura e corrisponde a due pesi e due misure dell'impianto fallico. È per questo che il legame, che non resta in attività, come con la Società Internazionale di Psicanalisi che esclude Lacan, è chiamata SAMCDA, Società d'Assistenza Mutuale contro il discorso analitico. Questa constatazione Lacan la investirà anche nell'associazione da lui fondata, l'École Freudienne de Paris, che dissolverà con un testo dal titolo appunto Dissoluzione. I due grandi gruppi lacaniani che sono sorti dopo la morte di Lacan, l'uno diretto da Miller e l'altro da Mellman, sono oggi la nuova SAMCDA contro l'insegnamento di Lacan, ridotto a codice. Non vogliono saperne niente, gli analisti dell'internazionale, del discorso che li condiziona. Figurarsi, strettamente impossibile, i non analisti. Ma il discorso condiziona quando la condizione della parola, il sembiante, è tolto per l'obiettivazione totale. Per Lacan la struttura impone, ossia permette al soggetto dell'inconscio, di prenderlo come causa del suo desiderio. Per lui invece è proprio quel che Lacan chiama cedere sui propri desideri, credere in questo. Ma non c'è nessun soggetto monumentale della catena significante, in cui peraltro un significante rappresenta, per noi rappresenterebbe, un soggetto per un altro significante. Nessuna ontologia del significante e quindi nessuna rappresentazione. È un fantasma questa rappresentazione in cui un significante rappresenta un soggetto per un altro significante. È nella caverna che accade questo. Se il significante è immaginato e creduto come elemento uno, che rispetta quindi i tre principi dell'antivita di Aristotele, allora si mette a rappresentare e riduce la polifonia del senso,
quello fallico, unico, unitario, univoco. Inoltre, causa non è soggetto dell'inconscio, ma l'oggetto, il sembiante. Irriducibile all'oggetto algebrico di Lacan, detto appunto petit a, piccolo a. Cifrare per Lacan è quantificare. E così afferma: ciò che si articola come processo primario nell'inconscio non è qualcosa che si cifra, ma che si decifra. E se si decifra, preesiste il soggetto. Anche a quello dell'inconscio, sta scritto sui muri della caverna. E la catena risulta circolare come la caverna. Quel certo ordine rotatorio che lo scassa. Qui tracasse Lacan en français. Chi non sa, dice, se sia del discorso analitico che ho fatto fortuna. Forse Lacan ha ragione. Se fosse per la parola originaria non avrebbe fatto fortuna, l'avrebbero portato anche in tribunale, ne hanno fatto dei cotili crude. Non per la parola ma per il discorso ha fatto fortuna. Il discorso analitico resta un discorso, non come effetto ma come causa, e quindi resta anche psicotizzante. Ogni psicanalista, come Schreber, prende il significante come titolo. Prende il psicanalista come titolo, per esempio. L'inconscio esiste, si motiva a partire dalla struttura, ovvero dal linguaggio. Questo afferma Lacan a pagina 48. L'inconscio, per noi, è la vita originaria. Vita originaria come logica e come industria delle cose, logica e industria della parola. È il modo dell'interrogazione teologica che persiste, come nella questione se Dio esiste. Cosa vuol dire chiedersi se la vita esiste? Che siamo immersi nella sopravvivenza e che spetta a ciascuno di elaborare, di analizzare i vari fantasmi di sopravvivenza, di circolarità, di predestinazione. E se il reale resta enigmatico, Lacan si chiede se è al discorso analitico d'essere lui stesso istituzione che occorre attribuirlo. Esatto. Se occorre il discorso analitico istituito, allora l'assenza di materia lascia il reale enigmatico. Il sapere è supposto come soggetto dell'inconscio, un sapere non come effetto del significante nel suo compimento, l'etica. Quindi è legale, morale e sociale il sapere ipostatizzato nell'inconscio come logica dell'automaticismo magico e ipnotico. Certo, il discorso di Lacan, come afferma, non ammette la questione di ciò che ognuno può sapere, sul quale si basa ogni forma di psicoterapia, ma non giunge a sapere come effetto e lo situa in un'ipostasi dell'inconscio con la sua iconostasi. È la topologia questa. L'effetto è l'immaginazione, in questo caso, e la credenza in un fantasma come causa. Il primato del fallo è questo. La cogitatura di Lacan, che applica a Kant, esattamente, cogitatura è un termine di Lacan, alla questione che cosa posso sapere,
Lacan risponde: nulla che non abbia la struttura del linguaggio, e quindi è in causa anche il sapere come effetto qui. Il senso come effetto e la verità effettuale, fuori che non esiste in quanto tale, dalla parola nessun effetto di cifra del linguaggio, nessuna ipotesi nuova, ma solo quella logico-deduttiva, la ripetizione dell'identico, che può anche essere illogico-deduttiva, come spesso accade, pseudologiche procedenti da discorsi di discorsi. Possiamo dire che ciò che noi diciamo si attiene alla struttura del linguaggio, che non è strutturale nel senso dello strutturalismo, ma è la struttura materiale della parola. È in tal senso che leggiamo anche l'Edipo, e non nella sua formalizzazione nel freudismo o nel lacanismo. Tre sono le sue dimensioni: materia, linguaggio e immagine. Lacan: la lingua non fa cifra, ma segno da decifrare. Per Lacan la cifra è connessa al significato. Allora, come segno da decifrare pare un'acquisizione, ma decifra, che proviene dal decifrare, manca l'intersezione tra il simbolo e la lettera e rimane come il fantasma di una struttura ontologica. Infatti, il segno da decifrare fatto dalla lingua dovrebbe aiutare a far uscire il reale della struttura. C'è questa forzatura surreale, per quanto sia dato altrove come impossibile. Si tratta infatti, con la catena significante, di una struttura chiusa dentro l'uomo universale e fuori le donne, non tutte, nel senso anche di non universali, sino alla banalità della verità e donna, a pagina 64, è un luogo comune. E la materia della parola? Lacan risponde che non esistono che dei discorsi. E nota infatti la sua teoria dei quattro discorsi, scritta in modo tale però che se ne potrebbero estrapolare ben 64, come un allievo di Lacan ha affermato ancora negli anni 70. La psicanalisi permette di sperare sicuramente di mettere in chiaro l'inconscio di cui siete soggetti, dice a pagina 67. Eppure l'inconscio è la vita originaria, quella che i discorsi approcciano con una pseudovita che mai raggiungerà l'autentico. Siamo soggetti alla vita? Quali sono le condizioni per cui non siamo soggetti alla vita? Condizioni inintellettuali. E allora la nostra ricerca è quella di quali siano le condizioni intellettuali in ciascun caso. A queste condizioni la psicanalisi è pressoché introvabile, però regna la psicoterapia, e nonostante l'analisi debba rifiutarsi alle canaglie, come scrive Lacan, la profezia di Lacan si è realizzata in massa. Bastano 10 anni affinché ciò che scrivo divenga chiaro per tutti. Oggi, per migliaia di pappagalli lacaniani, anche italiani, ciò che scrive Lacan è diventato chiaro, cristallino. E che beatitudini, e che supponenza, nessun nelle scarpe strette. La ciabatta lacanoide è valida per tutti i piedi con i quali ognuno pensa e rettifica con i piedi di piombo del maestro ciò che fa e dice. La ciabatta lacanoide è valida per tutti i piedi con i quali ognuno pensa e rettifica con i piedi di piombo del maestro, pagina 72. È il modello dell'alfiere a cui Lacan ha passato il testimone, ed è chi non scommette che dal padre al peggio, in francese
du Père Opir. È qui compresa anche la litania romantica del declino della funzione paterna, che in psicanalisi data dalla fine degli anni 50, proprio da parte di un cavaliere, più che alfiere, di Jacques Lacan.